Undicesima giornata, girone C, United Aprilia, Real Castelfontana. Comincia ora la gara. Conti prova la conclusione, la respinta qui di Cirilli, poi la traversa di Faiola. Faiola cerca Conti e la palla che termina sul palo. Si incarica proprio della battuta Violetto che cerca Rosina. Un colpo da biliardo del numero 4 ed è vantaggio United Aprilia. Conti. Pacchiarotti, ancora un palo del Castelfontana. Qui sbaglia Violetto, allora situazione di 2 contro 1 con Faiola che si presenta davanti a Cirilli e lo salta con un pallonetto. Real Castelfontana con Pacchiarotti. Pacchiarotti si avvicina, può provare anche il tiro, trova uno splendido gol Pacchiarotti ed è 2-1. Conti può provare anche il tiro, fa fuori Montenero, poi Pacchiarotti, ancora il pallone dentro e stavolta arriva il tapin vincente, 3-1 Real Castelfontana, che trova ora Pacchiarotti. Pacchiarotti doppio dribbling, poi Crepaldi mette il pallone dentro, stavolta Cirilli è monumentale sul tapin di Conti. Qui Violetto la finta, poi Macheda, ancora Violetto il palo. Pacchiarotti, qui è bravo Carioti che prova il tiro, la papera di Sabbi e arriva il gol del 3-2 di Carioti. Qui bravo Tati a trovare Macheda che però si divora l'occasione. Qui bravissimo Violetto nel dribbling, poi Violetto colpisce il palo. Ora Rosina prova la conclusione, trova il gol Rosina, il gol del pareggio dello United, doppietta di Rosina. Ancora Crepaldi, poi va vuoto Leonardo, allora Crepaldi, arriva il gol del Real Castelfontana. A bloccare la sfera Pacchiarotti, va via bene a Violetto, ancora Pacchiarotti, trova un gol stupendo il numero 10 ed è 5-3. Rosina qui trattenuto solo per un secondo da Andreotti, poi prova la conclusione Sabbi in calcio d'angolo. Ancora Leonardi, Leonardi trova dall'altra parte Spinelli, il colpo di testa, la traversa, poi la palla che rimane lì e rimane giù Macheda. Arriva il calcio di rigore, arriva ora il fischio, la corsa di Tatti che trova il gol 5-4. Faiola mette un pallone fuori dall'area ma lo riconquista Leonardi che si fa spazio. Leonardi, il gol del pareggio dello United Aprilia con Leonardi che ha fatto tutto da solo. Qui a intervenire Conti, trova il gol con una conclusione da distanza siderale. Ora Conti, Conti si gira, trova ancora una volta il palo, probabilmente l'ultima occasione per lo United, deve fare presto Macheda. Sbaglia qui però il rinvio, allora Pacchiarotti, Pacchiarotti trova Faiola, Faiola chiude la gara, arriva il 7-5, trova la respinta e arriva ora il triplice fischio. Finisce così sul risultato di 5-7, il Real Castelfontana espugna il Palarosselli ed è tutto da Valerio Di Prospero ed Emanuele Barzi.